1944 i treni non entravano qui dentro, ma arrivavano su una rampa 800 metri al di fuori che si chiamava Judenrampe. Poi, proprio pensando all'arrivo di un numero incredibile di persone, cioè tutti gli ebrei dall'Ungheria, 438.000, più gli ebrei dell'ultimo grande ghetto, quello di Łódź in Polonia, più tutti gli altri ebrei italiani, francesi che stavano ancora arrivando, hanno deciso che di snellire le procedure facendo entrare il treno direttamente nel campo, in modo tale che i deportati, anche gli anziani, potessero andare a piedi alla morte senza accorgersi. Ecco perché la rampa viene attivata all'interno di Birkenau. Goti, che è qui, ha incontrato adesso la persona che era con lei e che è stata arrestata con lei in Svizzera, al confine svizzero. Con lei c'era Hanna Weiss, con sua sorella Gisella, erano italiani, anche loro fiumani, stesso percorso. Lei adesso abita in Israele e si sono trovati, è la prima volta che si vedono e si sono incontrati sulla rampa di Auschwitz, pensate. È qualcosa di molto, molto forte. Ecco, Sammy. Qui si è consumata una grande tragedia, in questo posto dove in questo momento siamo qui. Io sono arrivato qui quando avevo 13 anni, insieme alla mia famiglia e insieme alla mia più grande famiglia, che era la comunità ebraica di Rodi, 2500 persone. Qui ci hanno separato dai nostri cari, io in quel momento avevo 13 anni e cercavo di non perdere di vista mio padre, che era il mio unico punto di riferimento, perché, credete, all'età di 13 anni, quello che contava per me era mio padre. Qui c'è stata la selezione. Qui hanno i tedeschi deciso, con un segno di un dito, chi doveva essere eliminato immediatamente e chi doveva sopravvivere provvisoriamente. 1900 persone immediatamente alle camere a gas, ai forni crematori, la stessa sera che noi siamo arrivati qui. 600 di noi sono sopravvissuti provvisoriamente per andare ai lavori forzati. Di questi 600 persone, dopo il soggiorno qui a Auschwitz, Birkenau, si sono salvati appena 100-150 persone. Fra queste 150 persone c'erano solo 40 uomini e 110 donne. Qui ho incontrato, in questo posto, mio fratello maggiore, Piero Terracina. Qui, insieme con lui, abbiamo trascorso dei giorni difficilissimi. Noi ogni giorno ci incontravamo davanti alla morte, e ogni giorno la morte si rifiutava di prenderci. Qui abbiamo sofferto insieme, qui ci davamo del coraggio uno con l'altro per sopravvivere. È stata molto dura. In questo momento qui, per noi due, è una grande sofferenza, perché qui abbiamo perso noi cari, i nostri cari. Il 27 abbiamo trascorso tutto questo periodo quasi insieme, abbiamo lavorato dei lavori difficili, abbiamo caricato dei cadaveri, abbiamo fatto delle cose che voi altri non potete immaginare. Quello che hanno visto i miei occhi all'età di 13 anni, io non lo auguro a nessuno di voi. Neanche al mio più grande nemico. L'unica cosa che posso dire, noi abbiamo sopravvissuto, siamo arrivati al 27 di gennaio e quando i russi ci hanno liberato, credetemi, in noi non c'era un momento d'allegria, no?
Io mi sono sentito colpevole, mi sono sentito un privilegiato, perché avevo lasciato qui tutti i miei familiari. Io volevo essere dall'altra parte, insieme a mia sorella Lucia, a mio padre, a tutti i miei cugini, a tutti i miei compagni di scuola che ho lasciato qui, in questo posto. Allora, credetemi, io mi sono sentito colpevole e un privilegiato e mi sono portato appresso un grande punto interrogativo. Perché io? Perché io? Oggi può darsi mi sto dando una risposta a questo grande punto interrogativo, perché oggi sono qui con voi e questa mia presenza con voi mi dà il coraggio e la risposta che io mi domandavo. Può darsi, e auguro che questo che è successo a me non succeda mai più. Io in voi giovani ho una grande fiducia e per questo mi trovo qui malgrado la mia sofferenza. Vi auguro a tutti voi buona fortuna e lascio la parola al prossimo. Ho rivisto tutto come l'ho lasciato a gennaio del 1945, la stessa neve. Ho avuto un'impressione terribile. Voi siete passati attraverso quel cancello. Penso che era un cancello, siete passati normalmente, ma quello dovete sapere che quello era il cancello dell'inferno. Perché qui era l'inferno. Quando il treno entrò qua dentro su questo binario e aprirono i portelloni dei vagoni dei carri bestiame, le SS erano tutte schierate, tutte con un cane al guinzaglio e un bastone in mano. Dicevo, l'inferno cominciò subito, c'era anche Caronte. Quando Sami ha detto che c'era quello che indicava con il dito, quando sono arrivato io avevo un frustino in mano, indicava chi doveva andare a destra a morire e chi doveva andare a sinistra e chi poteva continuare a vivere. Perché dico un vero Caronte? Perché praticamente, cosa dice Dante? Lasciate ogni speranza a voi che entrate. Non c'era speranza qui, non c'era assolutamente speranza di niente su niente, non c'era speranza di vivere. Sapevamo che noi da qui non ne saremmo usciti vivi. Come è successo che ne siamo usciti vivi? Beh, è stato assolutamente un caso riservato purtroppo a pochissime persone. Se pensate che in questo campo sono arrivati 1,5 milioni di esseri umani. Ecco, laggiù ci sono i forni crematori, le camere a gas. Era una fila interminabile di uomini, di donne, di bambini, che giorno e notte andavano verso quegli stabilimenti, entravano e non usciva mai nessuno. C'è chi nega, c'è oggi chi dice che non è vero, non può essere. E dove andava quella gente? Le migliaia di persone ogni giorno che entravano là dentro e non usciva nessuno. Il fumo, le fiamme, ecco, attraverso il fumo di quei cammini. Io vorrei raccontarvi quando sono arrivato qua. Quando sono arrivato su questo binario, su questa banchina dove siamo adesso, gli ho detto le SS erano tutte schierate. Cominciarono subito a urlare, los, di fare presto, dovevamo scendere di corsa. Io pensate che avevo viaggiato sul carro dove ero con mio padre e con mio nonno aveva 84 anni. Come potevo scendere velocemente dal carro? Io avevo 15 anni, a 15 anni avevo l'agilità dei miei 15 anni, feci presto. Poi scese mio padre, aiutammo mio nonno a scendere, cominciarono subito a piovere sulle nostre teste colpi di bastone
e le urla e i cani che venivano aizzati contro chiunque si attardava. Ricordo che papà e nonno si avviarono subito nella fila che volevano formare a sinistra una fila di uomini e sulla destra una fila di donne. Incontrai i miei fratelli. Il nostro pensiero era sapere dove stava mia madre, dove era mia sorella. Non le trovavamo, correvamo da una parte all'altra, sempre inseguita dai bastoni e dai cani. Poi le vedemmo, venivano, ecco, da qua, dal fondo del convoglio. Noi eravamo più avanti, le vedemmo, le corremmo incontro, ci abbracciammo tutti. Beh, vi dico soltanto le parole di mia madre. Mia madre ci dette la benedizione e poi disse: non ci vedremo più. E sono state le ultime parole di mamma. Poi la fila delle donne cominciò a incamminarsi verso quegli stabilimenti. Ricordo mamma e mia sorella che si tenevano per mano, non si volevano lasciare. Poi un SS si avvicinò e dovettero staccarsi, mia madre da una parte e mia sorella dall'altra. Poi la stessa cosa nella fila degli uomini. Più dell'80% di quelli che eravamo arrivati, circa 650, andarono nella fila di destra. E la fila di destra significava andare a morire. Questo è stato l'arrivo. Non si possono raccontare. Io non voglio creare orrore. Voglio che capiate una cosa, che questo era un luogo fuori dal mondo. Qui non era il mondo. Questo era un posto dove ci avevano mandato, dove soltanto per morire. Per essere prima sfruttati e poi per morire. Ogni giorno, ogni mattina, quando mi alzavo alle 4:30 del mattino, il primo pensiero era quello se sarei arrivato a sera, con molte probabilità di non arrivare fino a sera. E rientrare nella baracca la sera e guardarsi intorno e vedere che mancavano tanti dei nostri compagni, che poi magari rientravano dopo, rientravano a spalla, andavamo all'appello e dovevano essere schierati in fondo alla fila, perché anche loro che erano morti dovevano essere contati. Ci veniva data la nostra razione di pane con un pezzetto di salame, un pezzettino di margarina. Poi rientravamo nelle baracche, veniva io accesa, le urla delle SS, stavasch, alzarsi. Aufstehen, e urlavano. E noi nudi, completamente nudi, eravamo all'interno della baracca, aprivano una porta, dovevamo uscire cercando di dimostrare un vigore. C'era sempre quel caronte di cui vi parlavo, che era poi il famigerato dottor Mengele, che con il suo frustino indicava chi doveva andare a destra a morire e chi poteva rientrare nella baracca. Erano momenti di assoluto terrore, perché si sapeva che quante probabilità c'erano di riuscire a superare la soluzione. Erano sempre molto poche. E poi ogni volta che passava aumentavano le probabilità, allora ci si chiedeva: oggi dovrò morire, come si muore? E tanti pensieri. Poi però si fa pure l'abitudine a dover morire. Anche se è difficile, a 15 anni, quanto ne avevo io, 13 anni, quanti ne aveva Sami, si rimane attaccati alla vita, si vuole continuare a vivere. Ogni momento della giornata era il momento per morire, era il momento per morire al lavoro, era il momento di morire per le malattie, per le sofferenze, che vi assicuro non si possono raccontare e non si possono immaginare. Ma questo era
Birkenau, adesso sembra un luogo normale, ma non lo è. Qui sono morti 1,5 milioni di esseri umani. C'è il fiume qui vicino, ce l'ha visto. Beh, credo che sia il più grande ossario che esista al mondo, perché nel crematorio non era ridotto tutto quanto in cenere, rimaneva qualche cosa. Allora quello che rimaneva veniva caricato sui camion e veniva gettato nella vista, nel fiume qua. Beh, ricordare tutto questo, ripensare a tutto questo, è sempre una grande sofferenza. Non lo esamino, certamente non lo sono io, non siamo masochisti. Ora siamo qui oggi, siamo qui per raccontare a voi quello che è stato. Dovete fare memoria di quello che è stato. Cercate di saperne di più, di documentarvi, magari di conoscere anche quello che fino adesso non abbiamo raccontato. Ma c'è la possibilità di sapere che cosa era esattamente questo. Ci vuole forza, ci vuole coraggio, anche per conoscere. Ecco, ho detto, Sami, siamo qua per raccontare. Non siamo masochisti, quindi se lo facciamo soltanto per trasmettere la nostra memoria, perché è giusto che si sappia, perché il futuro dipende anche da questo. Dipende dal conoscere il passato, dipende dal conoscere questo passato, quello che è stato. Attenzione, è successo. Purtroppo, guardiamoci intorno, non è finita. In qualche altra parte del mondo c'è chi sta soffrendo le pene che abbiamo sofferto noi. Non lo dimenticate mai. Grazie.